Buongiorno e benvenuti da parte di Simone Fiorelli e Live Sport Academy. Siamo in diretta da Fisciano per la Sport & Food Cup. Si comincia con Santiago Club Bianca e Città di Fisciano per quanto concerne la categoria 2012. Squadre già in campo, fischio d'inizio che è già arrivato, buon divertimento. Intanto però seguiamo l'iniziativa perché c'è il cross che spiove da destra. C'è nessuno pronto a raccogliere in aria però. Punizione dunque quando sono quasi 5 minuti sul cronometro, non si sblocca il match. Città di Fisciano che prova adesso a ragionare sulla destra con Milite, pallone che non passa, la ritrova Gentile e conclude con il destro al lato di pochissimo, ma ci dovrebbe essere deviazione dove rimarranno anche integralmente salvate per chi se le volesse andare a rivedere per intero poi al termine della mattinata e successivamente del pomeriggio. Verranno caricati gli highlights sul canale YouTube LSA Channel, ma seguiamo l'iniziativa perché Paolillo si libera al centro, conclusione con il destro che termina larga. Riferimento del canale LSA Channel, dove vi invitiamo a lasciare un iscrivervi, a lasciare un mi piace per supportare il progetto. Intanto però torniamo in campo perché Terrella le prese con la rimessa laterale per il Città di Fisciano. Paolillo orienta lo stop, buona l'iniziativa, pallone raccolto dal 41 Villani e poi dall'altra parte Gentile a campo aperto prova a scaricare il destro. Senatore esce, la fa sua, cercato di proseguire, ci prova il Città di Fisciano con Sica verticale sulla destra, chiude la difesa. Ripartenza affidata al solito Gentile con l'ausilio di un compagno, poi il tiro dalla distanza e arriva la rete dell'1-0 che apre le marcature. Esposito con il destro la mette sotto l'incrocio e quando sono 9 minuti sul cronometro si apre il match. Destra a portare in vantaggio i suoi. Seguiamo però la manovra con Gentile, prova a scambiare proprio con il 17 Esposito, chiuso in maniera ottimale dalla difesa che allora può ripartire. Ci prova Milite, poi Perrella con il destro, buono il suggerimento, pallone in aria e conclusione che vale la parità. Villani con il destro è 1-1 e dunque quando sono 12 sul cronometro siamo sull'1-1 qui. Intanto tiro da lontanissimo scocchiato fuori a decidere il match, aveva accorciato Villani, c'è stata la reazione tempestiva ed immediata del Santiago Club, come in questa occasione invece della Città di Fisciano, con Paolillo a calciare di sinistro alto sopra la traversa. Si può dunque riprendere, pallone sistemato al centro dal Santiago Club bianco con Gentile a muovere il primo pallone della seconda metà di gara, si attende solo il fischio dell'arbitro. Ci prova la Città di Fisciano, possesso sottratto, poi Paolillo alza la testa, va a sinistra dove è libero Gioia, conclusione di prima intenzione vicino al palo. In via di Napoli, pallone che batte a terra, lo insegue il 12 Gentile, anticipato dalla difesa, poi Perrella orienta lo stop, prova a passare per vie centrali, non ci sono spazi, chiude bene il Santiago che allora può ragionare in contropiede con Esposito, termina a terra il 17, non c'è fallo, si prosegue, azione che viene allora distribuita sulla sinistra da dove arriva anche il cross direttamente sul palo esterno. Fase ad eliminazione, la Sport & Food Cup che si concluderà poi domani. Dato però seguiamo l'iniziativa perché siamo in area, conclusione la distanza ravvicinata per Esposito, vicinissimo al palo. Paolillo pronto sul punto di battuta, rischia l'arbitro, parte il 33 con il sinistro, pallone che scende ma non abbastanza. Sica prova a liberarsi verso l'esterno, trova Esposito però in traiettoria, ha possibilità di calciare e c'è il gol che vale il più 2, 3-1
per il Santiago Club. Conclusione incrociata con il sinistro che non lascia spazio di risposta al portiere. Quando mancano meno di 30 secondi allo scadere, 3-1 Santiago Club Bianco. Non è finita però, ci prova allora Sica, trasmette lungo Paulillo, si gira, non ci sono però compagne da servire, ma non c'è neanche più tempo. Santiago Club Bianca contro Città di Fisciano, finisce 3-1